Due stranieri di 36 e 21 anni arrestati dalla Polizia di Stato a Vittoria per spaccio di droga, e tutto grazie anche all'uso dell'applicazione Upol. Nel dettaglio, mercoledì sera le volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenute in Piazza Manina a seguito di una segnalazione anonima pervenuta alla centrale operativa tramite l'applicativo che permette segnalazioni in tempo reale grazie all'uso dello smartphone della Polizia di Stato di un'attività di spaccio in atto ad opera di soggetti stranieri. Sul posto i poliziotti prontamente intervenuti hanno notato tra gli altri due uomini, di cui uno con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, che alla loro vista hanno occultato rapidamente qualcosa in diversi luoghi della piazza allo scopo di disfarsene e recuperandolo successivamente. Il gesto però non è sfuggito agli operatori, che hanno subito bloccato i due stranieri sottoponendoli a perquisizione personale estesa ai luoghi in cui i due erano stati visti nascondere qualcosa. Infatti sono state rinvenute 34 stecche di hashish singolarmente confezionate nel peso complessivo di circa 50 grammi e la somma di 45 euro in banconote di vario taglio provento dell'attività di spaccio. In considerazione di quanto rinvenuto, i due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale sono stati tratti in arresto e, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti nella casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Polizia di Stato ricorda che con l'applicazione Upol chiunque può segnalare anche in forma anonima fenomeni di spaccio di stupefacenti, bullismo, maltrattamenti ed ogni altra tipologia di reato di cui il cittadino è testimone, nella ferma convinzione che ognuno è parte responsabile e attiva nella vita democratica del Paese.